ulteriori precisazioni per, soprattutto per quanto riguarda l'impegno del suo assessorato, in modo particolare a favore appunto della chiusura della quadratura del cerchio, do la parola alla dottoressa Carletti, che si occupa di un settore altrettanto importante, quello dell'assistenza alla sanità nei confronti dei soggetti discriminati. Poi completeranno l'Università di Urbino il professor Barberis e Turisi con alcune loro osservazioni, magari relative anche alla descrizione dei casi, e chiuderà la mattinata la nostra funzionaria, la colonna portante dell'ufficio del Garante, professoressa Borghesi, con una presentazione delle varie associazioni che hanno aderito come nodi a questa nostra proposta, e quindi poi sentiremo anche alcuni interventi dei partecipanti e si chiuderà questa nostra mezza giornata. Prego. Buongiorno, grazie professor Tanoni, che sono un po' di domusma. Io sono medico, da circa 15 anni ho l'incubo della mancanza, della violazione continua da parte di operatori anche del sistema sanitario regionale per l'accesso ai servizi e alle cure da parte di gruppi di popolazione svantaggiata e particolarmente degli immigrati. Quindi con questo incubo avevamo l'Osservatorio sulle diseguaglianze nella salute, che appunto si occupa di individuare i gruppi più svantaggiati nella salute, e tra questi sicuramente, come documentato dalle indagini statistico-epidemiologiche che conduciamo con continuità, ci sono appunto gli immigrati e alcuni gruppi di immigrati. E quindi diciamo che abbiamo anche cercato di capire come i servizi sanitari poi rispondono a questa questione e se realmente, al di là delle dichiarazioni, no, degli obiettivi di equità del sistema, poi si mettono in pratica azioni concrete. Quindi insomma, oggi per me, ecco così, sfoggio come Don Vinicio albanese, ora vi parlo delle mie emozioni, è un giorno molto importante perché con questo lavoro che abbiamo avviato insieme con i servizi sociali, l'Università di Urbino, l'Avvocato di Strada e poi insomma di parte anche AGI, e appunto coordinato e trovando appunto questo punto di riferimento del professor Tanoni, è importante perché affrontiamo insieme queste questioni, proprio perché quello che a me sembra rilevante è la capacità di intervenire per rispondere anche alla questione una. Io certe volte sono stata anche abbastanza critica perché la lontananza e la lentezza, e noi spesso abbiamo problemi immediati, cioè quella è gravidanza, deve avere l'esibizione STP, la ASL e la DAN, nel frattempo non può aspettare di partorire se vuole fare l'UG. Quindi abbiamo bisogno di essere molto vicini, di dare capacità di risposte immediate. E questo credo che, anche se questo nostro percorso, come tutti ci auguriamo, si consoliderà anche con una collaborazione, credo, con l'UNA, credo che l'UNA troverà una base secondo me più solida perché appunto c'è questo lavoro. Io quello che devo dire è anche questo, il grande sforzo insomma che si è cercato di fare è di affrontare anche a livello nazionale queste questioni, perché non solo nei territori all'interno di una regione, ma tra le varie regioni ci sono molte differenze e spesso molte violazioni e discriminazioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata, e tanto che addirittura non si erogano neanche i livelli essenziali. Quindi dal 2008, su richiesta dell'assessore alla salute della Regione Marche, è stato istituito questo tavolo interregionale dove partecipano tutti i rappresentanti di tutti gli assessorati alla salute delle regioni, proprio per cercare di capire quali sono le problematiche dei territori, cercare di fare in modo che i servizi sanitari regionali, quindi non con risposte caritatevoli da parte di volontariato e quant'altro, ma proprio istituzionalmente come deve essere, come questi servizi sanitari regionali rispondono, ed eventualmente diciamo, ecco, stiamo lavorando in rete in questo senso per superare le problematiche. Uno strumento è stato quello di riuscire a portare a termine un accordo
cioè dire una cosa molto importante, un accordo Stato-Regioni, che è una legge sull'applicazione corretta della normativa che è buona in Italia, insomma, no? Ma spesso viene violata per l'assistenza sanitaria agli immigrati. Questi sono, anche stiamo monitorando qui, appunto, dopo ci abbiamo dei ravanamenti all'altro, non so, capiremo. E queste sono le notizie belle, di cui veramente sono molto contenta di questo lavoro che è stato fatto e che si arricchisce, si arricchirà sempre di più, quindi un aspetto che tutti i nodi, le antenne e chiunque, insomma, sia testimone anche di una discriminazione in questo campo, ci contatti appunto in modo tale che questo essere presente e intervenire sicuramente cambierà l'atteggiamento degli operatori o dei servizi, perché è vero che gli operatori devono essere formati anche in un'ottica interculturale, avere competenze varie, però anche è vero, come diceva prima l'avvocato Valeri, occorre anche che ci siano delle censure su questi atteggiamenti, così come sul livello nazionale non è possibile, insomma, che ci siano delle violazioni delle apologie di fascismo e di razzismo, no, senza intervenire, perché fino a prova contraria è ancora reato. Quindi questo è quello che un po', diciamo, prima la cultura e che non riusciamo a scardinare. Sono un po' triste perché dopo un quarto di secolo ancora di questi gradini di cui parlavamo prima, o questi cosiddetti superamenti della deriva culturale di cui parlava anche il Presidente del Consiglio regionale e anche altri, non ne vedo tanto una via d'uscita, tant'è che appunto solo quelle discriminazioni segnalate sono in aumento. In questo punto non credo che si possa aspettare e sperare solo nella cosiddetta società civile se mancano le politiche. Io nella nostra regione devo dire che le politiche sull'immigrazione non ci sono. Quindi non riguardo Susanna perché cioè, non è il politico di turno e quindi viviamo spesso queste carenze, non ci sono gli orientamenti, non sono state fatte dove vogliamo andare. Non ci sono risorse su questo, non c'è una vision, diciamo, né quindi ci sono controlli e anche azioni concrete, insomma. Quindi questo è un mio rammarico, ma siccome ci saranno le elezioni e speriamo che i prossimi assessori siano più motivati, diciamo, no? E non è un problema di costi, perché le politiche sull'immigrazione non è in realtà che richiedono molti costi, richiedono culture e competenze, e poi non dobbiamo dimenticare che molti dei finanziamenti su gruppi specifici, in particolare mi rivolgo ai rischi profughi eccetera, provengono dall'Unione Europea, e che comunque l'Unione Europea, l'Italia e ogni cittadino dà molti soldi perché è costantemente in procedura di infrazione per tante questioni relative all'immigrazione. Quindi grazie e buon lavoro a tutti.